Da domani sarà in edicola e nelle chiese della diocesi di Nocera Sarno il mensile insieme di giugno. In questa edizione molto spazio dedicato al premio Evangelion. Spazio poi ad un'intervista al neo senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, mentre una pagina speciale è andata ai due prossimi sacerdoti che il vescovo della diocesi di Nocera, Monsignor Giuseppe Giudice, ordinerà il prossimo 29 giugno. Protagonisti del numero di giugno di Insieme sono i partecipanti del premio Evangelion, quindi i nostri premiati Vera Gheno, Bruno Mastroianni, Ogni Bene ed Enrico, ma anche Gennaro Vallone e Francesco Gravetti, che hanno portato la loro testimonianza di cosa è la buona notizia e come la esprimono ogni giorno. Protagonisti sono anche però i sorrisi e le emozioni di tutti i bambini che hanno partecipato al concorso Le Fake News nel Vangelo, che abbiamo promosso tra le parrocchie, tra i bambini del catechismo delle parrocchie della nostra diocesi. Quindi abbiamo voluto mettere insieme tutte quelle che sono le emozioni e gli insegnamenti che abbiamo tratto da questa 11ª edizione del premio, a cui teniamo moltissimo. C'è un'intervista al senatore della Repubblica Antonio Iannone, ma anche tante altre interviste, come alle realtà associative del nostro territorio. Questo mese abbiamo dedicato spazio all'associazione AILMAG, Associazione Italiana per la Lotta al Melanoma, intitolata a Gabriella, Amici di Gabriella. Abbiamo intervistato il marito Mimmo Oliva. Gabriele è venuto a mancare lo scorso anno e dopo la sua morte proprio per melanoma, la sua famiglia, quindi il marito con le due figlie, ha riunito attorno a sé dei soci per iniziare a sensibilizzare sul tema della lotta al melanoma, e quindi fondando questa associazione che il prossimo 15 giugno compirà il primo anno di vita. Un anno pieno di iniziative, di sensibilizzazione, screening gratuiti, quindi a servizio dei cittadini. Poi ci sarà un'intervista speciale a due persone che a breve avranno un grosso dono. Esatto, il prossimo 29 giugno Rosario Mormone e Vincenzo Spinelli saranno ordinati sacerdoti dal nostro vescovo Monsignor Giuseppe Giudice. Un momento di gioia per l'intera diocesi, oltre che per i due interessati che finalmente diventeranno sacerdoti, e abbiamo voluto raccontare le loro emozioni e le aspettative per questo momento in un'intervista che appunto ci sarà sul numero di giugno di Insieme, in attesa di questo momento di grazia.